Buongiorno e grazie a tutti voi che siete qui con noi. I dibattiti sul Mezzogiorno in genere sono segnati da un tono drammatico, qualche volta persino sconfortato. Noi vorremmo provare a dare a questo dibattito un segno diverso, almeno nel suo incipit, e quindi vorrei chiedere a ognuno dei nostri due ospiti di darci una buona notizia che viene dal Mezzogiorno. D'Antoni. Sì, grazie, buona notizia. Due buone notizie, diciamo così. È difficile dal Mezzogiorno, però due buone. Diciamo, siccome l'abbiamo intitolata Benvenuti al Sud, le due buone notizie è che Aradem ha scelto Amalfi come sede per fare le sessioni di approfondimento e quindi ha scelto il Sud, e spero che questa sia una scelta definitiva, e quindi da questo punto di vista è una buona notizia, cioè c'è un'attenzione. E siccome abbiamo degli ospiti formidabili, venivano citati da Marina, che sono Iannuzzi e Andria, io penso che meglio di Amalfi con loro due non ci può essere. Non è un numero che faccio a loro, è proprio vero, cioè non è una questione. La seconda buona notizia invece è che l'altra sera, venerdì sera, c'è stata una manifestazione, una fiaccolata a Pagani. Chi era presente il primo giorno qui in questa sala si ricorderà l'intervento del segretario provinciale del PD di Salerno, che fece una grave denuncia, diciamo, su quello che era successo a Pagani. Il sindaco inquisito, arrestato, cioè problemi enormi di una città tipica delle contraddizioni meridionali, una città potenzialmente formidabile, che però viene inquinata, diciamo, da fenomeni camorristici ed intreccio politica-affari da anni, diciamo. Abbiamo in sala, e questo è bello per noi, questa mattina la figlia del sindaco che fu ucciso nel 1980, 20 giorni dopo il terremoto. 20 giorni dopo il terremoto, perché già sin da allora gli chiedevano gli appalti del terremoto, essendo questo sindaco una persona molto seria, rifiutò subito e venne trucidato davanti casa. Ora, l'altra sera, venerdì sera, c'è stata una bella manifestazione, una bella fiaccolata, questa è la buona notizia. In quella città, dove è veramente difficile per il clima che si è creato, e c'erano presenze giovanili importanti, di forze sociali importanti, di cittadini. Poi la contraddizione la si vedeva, che in quella città è difficile. C'erano persone al balcone, il che dimostra, io che sono siciliano, che quando stai al balcone in una manifestazione antimafia vuol dire che vi partecipi, è come se fossi in piazza, e c'erano balconi chiusi. E quando ci sono i balconi chiusi vuol dire che quelli o temono o hanno problemi. Però la manifestazione è pienamente riuscita. La buona notizia è che c'è un risveglio della società civile nell'area meridionale, che il PD deve saper cogliere. Questa è la buona notizia. In Sicilia c'è stato con l'iniziativa anti-racket, in Campania con varie iniziative, in Calabria c'è anche lì un movimento. Ecco, noi dobbiamo saper cogliere questo. A Pagani si misurava: viviamo realtà difficili, se dai una meta, una speranza, una certezza e fai politica come è giusto farla, la gente ti ascolta, viene, sapendo che ci sono difficoltà vere. Non false, difficoltà vere. Questa è una notizia, la colgo perché è avvenuta venerdì sera e quindi era in linea, diciamo, col dibattito che abbiamo sentito ieri del nostro amico tunisino, su cui poi nel corso della vicenda dirò alcune cose, ma che danno il senso che sappiamo cogliere queste belle possibilità. Io penso che il PD, essendo l'unico partito nazionale di questo paese e l'unico partito non personale di questo paese, può offrire una sponda autentica a questi cittadini che vogliono finalmente ribellarsi. Grazie. Bene, adesso la buona notizia di Anna Maria Parente.
Naturalmente mi associo a quello che diceva Sergio, la buona notizia è che nel sud è molto viva e molto vivace ancora la lotta, l'impegno per la legalità, e quindi Paganin è un esempio. Nel sud c'è tantissima buona amministrazione. Io un anno e mezzo fa ho cominciato in segreteria nazionale un percorso di raccolta di buone pratiche amministrative. Ci sono tantissimi amministratori che governano i territori in maniera esemplare, come il capoluogo di questa provincia, Salerno. Ieri si parlava di raccolta differenziata, Salerno è un esempio in Italia di raccolta differenziata, quindi la buona amministrazione è sicuramente una buona notizia. E poi spero che da qui la buona notizia ce la portiamo tutti nel cuore. Io, venendo qui ieri sera, ripensavo al film Benvenuti al Sud, che molti di noi abbiamo visto, da cui abbiamo mutuato un po' il titolo anche di questa ultima giornata di Amalfi. C'è una frase che dice il protagonista, mentre va via con molta sofferenza da queste zone, anche quelle in provincia di Salerno, in viandato a Castellabate, a pochi chilometri da qui, dice: ci sono due momenti difficilissimi per il sud, quando si arriva e quando si riparte. Quando si arriva, perché si è carichi di stereotipi, di frasi fatte, alcuni vere, alcune non vere, tutti sparano al sud, ci ricordiamo le scene molto divertenti di quel film, in cui si è dovuta addirittura mettere in piedi una sceneggiata sul fatto che tutti sparavano, erano tutti delinquenti. E l'altra, io credo questo ce lo portiamo anche alla fine di questi tre giorni, è quando si va via con un senso di distacco, di nostalgia per la bellezza, l'atmosfera di questi luoghi, ma non solo, per la carica anche vitale che il Sud, le persone, la società civile, come diceva Sergio, testimoniano in queste nostre terre. Il protagonista, grazie all'esperienza che ha fatto, ritrova anche un'armonia familiare, come vi ricordate. Io credo che una buona notizia può essere che noi andiamo via anche tutti insieme, perché noi siamo impegnati in un percorso collettivo, che è quello di un partito democratico, che ci portiamo nel cuore, nel nostro impegno quotidiano, l'impegno e la rivitalizzazione delle politiche. Di questo poi parleremo, di come noi possiamo approcciare anche un modo di fare politica al sud, di cambiare le nostre politiche rivitalizzando, perché qui c'è veramente una vivacità che è straordinaria e c'è anche una voglia di impegno dei giovani, ma di questo parleremo. Ecco, io vorrei che allora a questo punto tu continuassi a parlare raccontando a quelli che sono qui con noi del progetto di formazione politica del quale vi stai occupando. Allora, noi abbiamo cominciato una straordinaria azione di formazione, che più che formazione è una formazione mobilitazione, se possiamo chiamarla, perché cerca di attrarre intorno a noi, di rendere protagoniste le numerose energie che ci sono. Noi metteremo in formazione 2000 giovani, un numero enorme, provenienti dalle regioni del sud, divisi naturalmente nelle regioni del sud, solo la Campania, avremo 620 partecipanti dalla Campania, questa regione che ci ospita e di cui sono cittadina naturalmente, napoletana. E la scelta di Amalfi, poi c'è un contenzioso tra me e Dario Franceschini su chi la prima volta ha individuato Amalfi come luogo, perché vi ricordate, ci sono tanti ragazzi che hanno partecipato a una grande kermesse di formazione sul tema ambiente, quindi insomma ringrazio poi tutti i ragazzi e le ragazze che sono qui, che hanno partecipato, per primo Alfonso Cavaliere, che hanno continuato e che sono impegnati in un percorso adesso di impegno nella dirigenza. Quindi dicevo, questo percorso va al di là delle cose che abbiamo conosciuto, anche delle esperienze che abbiamo fatto in questi tre anni di vita del Partito Democratico. Sarà una grande azione di mobilitazione, soprattutto territoriale. Noi pensiamo di compiere una grande attività di animazione dei territori. Avremo ragazzi e ragazzi segretari dei circoli, giovani amministratori sotto i 35 anni e poi anche ragazzi e ragazze provenienti da associazioni o da vicine al Partito Democratico. Avrà anche modalità diverse, ma molto innovative e moderne. Noi faremo un'assemblea dei 2000 a Napoli ad ottobre, e poi stiamo mettendo in piedi una grandissima rete
Quindi faremo molta formazione in rete per fare cosa? Per rendere i giovani protagonisti di un cambiamento. La rete di cui tanto parliamo, ma poi forse ci centriamo nei particolari, la rete è partecipazione innanzitutto, e ogni ragazzo, ogni ragazza in questo percorso di formazione si sentirà nodo e quindi protagonista di una rete. Ma non è partecipazione sfogatoio, questo dico, questo poi andremo magari nei particolari. Quello che stiamo cercando di mettere in piedi è una rete in qualche modo guidata intorno ai temi delle politiche del Sud. Dico questo e poi termino. L'esigenza da cui nasce questo percorso, l'esigenza di contenuto, è che tre sono gli ambiti, poi naturalmente Sergio dirà meglio di me, tre sono gli ambiti con i quali noi abbiamo analizzato, abbiamo approcciato sempre le politiche del Sud: quello economico, quale modello di sviluppo, quali strumenti per lo sviluppo, quello della differenza nord-sud, che questa analisi non sempre ci porta bene, perché in questo anno del 150enario io ho visto un proliferare anche di siti, di posizioni assolutamente assurde, l'unità d'Italia che ha soffocato il Sud, quindi spesso questa analisi sulla differenza ci porta anche a esiti non positivi per l'idea della democrazia che abbiamo, per l'idea dell'unità d'Italia, dello spirito nazionale. E la terza, la classe dirigente. Non c'è nessuno che parla del Sud se non analizza le difficoltà di una classe dirigente. Noi cerchiamo con questo progetto i 2000 giovani di tenere insieme i tre ambiti e i tre approcci e tenerli insieme e pensare a un modello di sviluppo in una fase così di crisi, a un modello di sviluppo diverso e far sì che i giovani possano essere protagonisti di questo cambiamento. Questo, diciamo, è l'humus di approccio col quale affronteremo questo grandissimo percorso di formazione. Bene, poi naturalmente torneremo a parlare di questo progetto. Ecco, ad Antoni vorrei invece chiedere del federalismo. È difficile parlare dei destini del Sud oggi senza parlare del federalismo. Mi rendo conto che è un argomento complesso e quindi la preghiera è quella di essere, per quanto è possibile, sintetici. Lei ritiene che il federalismo, per come è stato disegnato da questo governo, possa essere un'opportunità per il Mezzogiorno o sarà una dannazione? No, né l'uno né l'altro, perché per fortuna il federalismo è morto, quindi la cosa si è risolta da sola, diciamo. Ora abbiamo poi il modo come dobbiamo gestirla, questo funerale, come inventarci un'altra ipotesi. Il federalismo ormai è una parola malata, in alcuni casi e in molti settori odiata. Nel Sud lo è da tempo, diciamo, perché avevano capito che era una parola che alla fine era una parola che tendeva a fotterli e quindi giustamente si erano allarmati. Nel nord hanno scoperto cos'è il federalismo e ce l'ha spiegato ieri Fassino in maniera brillante, cioè sono nuove tasse. E quindi, se il federalismo è questo, francamente tenetevelo, cioè serve assolutamente a niente. Per anni ci hanno riempito la testa che questa era la soluzione, che era il punto, la panacea di tutti i mali, cioè ti si rompe lo scaldabagno in casa, c'è il federalismo, stai tranquillo che c'è il federalismo. Cioè, che è questa cosa allucinante, diciamo, se guardiamo la questione vera, come ben sappiamo, è un'altra. Cioè, la questione vera è il sistema delle autonomie locali. Il sistema, e in queste giornate se ne è parlato, ieri in particolare, l'Italia ha una grande ricchezza, ha un sistema di autonomie formidabili, se è riformato, si è rimesso in piedi, si è rimesso a sesto. Entrambi le culture, o tutte le culture che sono, come dire, il nostro presupposto del Partito Democratico, sono cresciute di pane e autonomia. Quindi, se riscoprono questa grande potenzialità che l'Italia ha sulle autonomie riformate, io penso che finalmente usciremo da questa logica aberrante del federalismo e entreremo nella vera logica riformatrice,
Perché il federalismo come era nato? Era nato da una visione egoistica, stupida, incredibilmente folle per questo paese. Siccome produco qui, pago le tasse qui, tutti i soldi debbono restare qui, e il federalismo è questa cosa qui. L'avevano pure votata nel Consiglio regionale in Lombardia. Questa proposta avevano fatto nel programma elettorale del PDL e i meridionali l'avevano votata, non leggendo i programmi, perché appunto votano come si sa a prescindere. Quindi il punto qual è? Che noi gliel'abbiamo ribaltata. La legge 42 ribalta questa logica e dice: se vuoi fare un vero federalismo parti dai fabbisogni, parti dai servizi. Se garantiamo a tutti gli stessi servizi, essendo un grande paese nazionale, vediamo come fare. E come dire, ieri l'ha detto Fassino in maniera brillantissima quando ha detto: io ho 37 bambini che vanno agli asili nido e voglio aumentarli. A Reggio Calabria sono 3, a Palermo sono 5, a Napoli sono 8. Allora qual è il fabbisogno? Qual è la media? Qual è l'obiettivo? È 37 quelli di Fassino, che lui non li può abbassare, li vuole aumentare. O è 3 o è 5. Allora il punto, se non si chiarisce questo, non si può fare il federalismo. Perché se non chiarisci i fabbisogni e i servizi da garantire a tutti i cittadini, da Palermo a Milano, nessuno escluso, poi gli dici: questi sono i costi standard. Classe dirigente, ce la fai? Bene, ma devi partire dal fatto che quei servizi vanno garantiti a tutti, nessuno escluso. È esattamente quello che dice la 42. Qual è il difetto della 42? Io l'ho detto mille volte. È una legge delega. Cioè, non era una legge. Essendo una legge delega, cosa è successo? Cioè, che l'hai affidata esattamente ai nemici del federalismo. Cioè, a chi? A Tremonti, a Bossi, a Calderoli. Io questa battuta l'ho fatta mille volte, è come affidare la presidenza dell'Avis a Dracula, è la stessa cosa. E di fatti il risultato si è visto, cioè quale risultato abbiamo ottenuto? Un'applicazione devastante. Oggi bisogna restituire alla parola non federalismo, che insisto è malata, la parola coesione, ripartendo dal sistema delle autonomie locali. Noi abbiamo bisogno, e il PD si deve fare interprete di una grande proposta riformatrice delle autonomie locali, che garantisca a tutti i cittadini i servizi indispensabili. Allora sì, la questione del rapporto tra costi standard, risorse e fabbisogni diventa la sfida. Se non c'è questo, il resto è egoismo territoriale che porta l'Italia a sbattere. Se questo paese si divide, non va da nessuna parte. Se questo paese si unisce, ha una prospettiva di crescita. Se lo capiscono tutti, la maggioranza degli italiani. Perché dobbiamo essere chiari, la cultura leghista ha devastato questo paese, perché è inutile che stiamo lì a girarcela. Tutti parliamo di più di Berlusconi, ed è vero, il disastro, le cose che ha detto Dario il primo giorno mi sembra che siano tali che manco Vendola se ne è accorto. Quindi ho visto che anche De Magistris ha grande rispetto, però cioè vivono un'altra circostanza, diciamo, vabbè, ma lasciamo perdere. La questione è che la cultura, gli interpreti della cultura leghista hanno scassato questo paese. Questo paese è cresciuto quando cresceva tutto. Io vi do un solo dato, perché quelli del nord dovrebbero saperlo. Fatto 100 nel 2000, il reddito del nord, cioè il reddito europeo, fatto 100, il nord era 137. Era 37 punti in più della media del reddito europeo nel 2000. Nel 2010, in questi 8 anni sono di governo Berlusconi, Bossi, Tremonti, nel 2010 il nord è 121, ha perso 16 posizioni, è chiaro?
Il Sud era nel 2074, era sotto di 26, oggi nel 2010 è 70. Ha perso 4 punti perché aveva meno da perdere, non perché. Cioè, quindi il problema era tutto lì. Allora, qual è la lezione che ne deriva? La lezione è che, avendo puntato sul fatto che abbandoniamo il Sud, puntiamo a far crescere il Nord, così si trascina il Sud, è stata la peggiore linea politica economica che ha massacrato questo paese. Questo paese non cresce più, perché si cresce se parti dai deboli, dai ceti deboli e dalle zone deboli, se no non cresci, non crei ricchezza. Anche i forti, anche le zone forti. E tutti citano la Germania, ma la citassero per una cosa che non la cita nessuno. La Germania in 20 anni, dal 1989 al 2010, in 20 anni, ha speso per l'est, cioè il suo sud, per l'est, ha speso 1.500 miliardi di euro, 75 miliardi l'anno, è chiaro? E ha integrato 20 milioni di tedeschi, perché doveva diventare un grande paese che oggi cresce al 3,5%, cioè crea ricchezza. L'Italia in 60 anni ha speso 360 miliardi, in 60 anni 6 miliardi l'anno contro i 75 della Germania. Quando dico queste cose c'è sempre qualcuno che mi dice: ma quelli sono tedeschi. E che è un dato razziale. E quante volte li abbiamo sconfitti i tedeschi su tutto? Quante volte? Il problema non è che sono tedeschi, il problema è che ha preso possesso di questo paese una cultura miope, stupida, leghista, egoista, che sta condannando l'Italia, non il Sud, l'Italia. Questo è il problema. Per fortuna questa cultura, come dire, possiamo usare questa espressione, era interpretata al meglio da questo grande ministro come dell'economia, no? Cioè questo grande ormai che era considerato come notorio, lui non parlava più, diciamo, in termini economici, parlava biblici, cioè vicepapa, diciamo, non, era tutto preso, e Tremontino ormai al tramontino, quindi questa è la nostra vera, come dire, risorsa. Ormai c'era quella battuta simpatica, cioè due battute che sono veramente forti per rendere il nostro linguaggio, come dire, la nostra occasione meno un po' più simpatica, cioè, che lo scrisse il Sole 24, scrissero tutti che Tremonti aveva capito la crisi prima, l'aveva capita prima, cioè proprio era stato formidabile, cioè, l'aveva capita prima. Io mi faccio la domanda: se non l'avesse capito, come ci saremmo ridotti? Cioè, che cosa sarebbe successo? Cioè, per fortuna che l'ha capita, e la prima cosa che ha fatto è togliere lì la casa di lusso a chi li poteva pagare. La seconda cosa è detassare lo straordinario mentre la disoccupazione aumentava, e meno male che l'aveva capita, cioè se no che disastro faceva. L'altra battuta, vabbè, ormai è troppo facile, si diceva negli anni passati, siamo ad Amalfi, l'Italia è una grande penisola bagnata da tre mari, è prosciugata da Tremonti, ormai è proprio vero, cioè non c'è più la questione. Allora il punto vero, e torno alla domanda e ho finito, il punto vero è: ripartiamo, mettiamoci alle spalle questa cultura egoista interpretata da questi tre signori di cui io non faccio distinzione, Berlusconi, Tremonti e Bossi, perché prima ci liberano, prima sarà possibile per l'Italia aprire una fase nuova di crescita. Oggi il problema è creare ricchezza. Bene, allora in questo senso il Mezzogiorno non è il problema dell'Italia, il Mezzogiorno è la soluzione dell'Italia, perché se si cresce e si crea ricchezza, tutto il paese cresce. Questa è la grande scommessa per il PD, per come la vedo io, e per questo io penso che sarebbe giusto impegnarci e batterci fino in fondo. Dobbiamo liberarci tutti da questa cultura devastante, che è un poco è penetrata anche in vario, perché essendo una cultura moderna gli piaceva un poco a tutti, oggi stanno rendendo conto che questa cultura ci porta a sbattere, e allora è meglio che ricominciamo. Ringraziamo D'Antoni.
sia per la passione che per la precisione delle cifre che ci fornisce. E ad Anna Maria Parente, che si confronta tutti i giorni con quest'ansia di rinnovamento della politica, vorrei chiedere che cosa pensa dei rottamatori del PD. A me la parola rottamatori non piace e credo che sia la questione sia assolutamente mal posta, come con tutta la stima e il bene che voglio ai miei colleghi e dirigenti di questo partito che hanno nominato questa questione. Io penso che per porre bene questo argomento bisogna dire che il tema che abbiamo davanti non è il ricambio generazionale, ma è il rinnovamento e il cambiamento. Come dicevo prima, il rinnovamento intanto di politiche, di idee, e la questione classe dirigente non è una questione che si può porre come, adesso anche con una punta di polemica, come una questione di elite di ricambio di classi dirigenti. Noi perciò abbiamo cominciato questo percorso dei 2000. I 2000 non saranno tutti deputati o non saranno consiglieri regionali, naturalmente. L'esigenza che si ha e che si riscontra nei giovani, l'altra sera abbiamo fatto una bella riunione dei ragazzi e delle ragazze che hanno espresso la loro condizione personale, le loro difficoltà nel loro partito. Il punto è creare una classe dirigente diffusa che parte dai circoli. Non c'è più la politica come professione, non c'è più. E in questo strano dibattito nel nostro partito, contraddittorio a mio avviso, perché si pensa alla politica come professione dicendo, anche ieri la Serracchiani diceva giustamente, non ci possiamo ripresentare naturalmente dopo una vittoria nostra che tutti quanti combattiamo per, insomma, ce la faremo con la stessa squadra di 10 anni fa. Questo è giustissimo, ma non è questo il tema che abbiamo davanti. È anche questo il tema vero: è come creiamo una classe dirigente diffusa. Per questo il grande numero dei 2000, pur con tutte le discussioni che abbiamo avuto anche all'interno del partito, non è stato facilissimo pensare di attuare un progetto così complesso. Noi abbiamo bisogno che i giovani siano aggregati, diventano classe dirigente diffusa intorno a progetti, intorno ad idee, perché noi abbiamo, lo diceva Sergio, un momento storico difficile, difficilissimo nel mondo, in Europa, in Italia, nel nostro partito. E nello stesso tempo, le parole finali di Sergio, abbiamo una grandissima occasione di rinnovamento. A me quello che fa impressione è che i giovani molto spesso non si sentono protagonisti di questo cambiamento. Questo è quello che abbiamo il dovere di fare noi, come un grande, essendo un grande partito come il nostro. Ieri sera chiacchieravo con Rashid. Rashid mi ha, con molto piacere, ho saputo che hanno, insomma, fatto partire un dipartimento formazione politica, e lui mi chiedeva con un'ansia negli occhi, mi diceva: dateci una mano per la vostra esperienza sulla formazione. E io gli ho detto: voi dateci una mano a contagiarci in questa passione. Noi abbiamo invitato a Giffoni, sempre in questo territorio, il nostro laboratorio di formazione, la presidente del nostro circolo di Tunisi. Lei spronava me, i nostri ragazzi che partecipavano a questo percorso formativo, di andare a Tunisi, perché diceva: in questo momento, ma Rashid ce l'ha detto molto bene ieri, è un laboratorio a cielo aperto, loro devono elaborare la Costituzione, c'è una grande passione, ci sono assemblee di condominio, c'è tutto. Quindi io ho detto a Rashid: non è una cosa unilaterale, è una cosa bilaterale, cioè uno scambio che noi potremmo fare in questa esperienza meravigliosa. Anche sulle politiche del Sud. Allora, Sergio poneva la questione nazionale. Naturalmente anche il nostro partito, nel documento di piano di riforme, diciamo alternativo a quello del governo, abbiamo posto bene la questione di come devono cambiare le politiche. Lo diceva molto bene Sassoli ieri: il Mediterraneo, il Mezzogiorno al centro di uno sviluppo economico euromediterraneo. Questo, tra il dire e il fare, c'è l'impegno di un governo che non lo fa, di un'Europa che è indietro. Chi lo prende in mano questo tema? Chi lo prende? Chi lo studia?
i giovani, e questo è il punto, quindi non è il ricambio, è il cambiamento di politiche, di idee. A me hanno insegnato che quando i giovani sono intorno a un progetto, sono impegnati per un'idea, per una cosa, quello che succede nella trasponda del Mediterraneo ci dà una grandissima occasione straordinaria per noi di passione, di impegnarsi per loro insieme. Da questo poi nasce la classe dirigente. Quindi il tema, dicevo appunto, è mal posto, e quello che noi dobbiamo approfondire è la crisi vera e la rappresentanza, e chiudo, perché un dirigente rappresenta bisogni, esigenze, le stesse che hanno detto qui i ragazzi l'altra sera. Quindi dal gruppo, dall'idea, nasce il gruppo dirigente. Qui spesso in Italia, questa è la carenza della classe dirigente in assoluto nell'Italia, e questo è anche purtroppo il contagio del berlusconesimo, ci sono troppi percorsi individuali, pochi percorsi collettivi, e un grande partito come il nostro ha il dovere di inserire gli anticorpi rispetto a un berlusconesimo che riguarda anche questo. Grazie. Il progetto Ponte sullo Stretto va avanti. Secondo D'Antoni sono soldi ben spesi oppure no? Allora, questa parola, cioè del va andare avanti, è una parola come impegnativa, cioè nel senso che tu dici vai avanti perché leggi. Abbiamo visto sì che il consiglio sì, d'amministrazione, perfetto, della società ha approvato il progetto definitivo. Bisogna sempre ricordare agli italiani, al di là di come la pensiamo sul ponte, che non c'è il progetto esecutivo di questo ponte, non c'è il progetto finanziario. Cioè parlano così, tanto per parlare, cioè non è un problema, come dice Cettola Qualunque, questa è la classica opera delle prime pietre, cioè che tu fai tante inaugurazioni, tante prime pietre, ne fai tante che alla fine sulle prime pietre le macchine passeranno, cioè questa è la logica del ponte, la grande presa in giro dei meridionali. Cioè dopodiché il tema vero da porsi è: chi ci passa su un ponte? Perché la questione che non si pongono nessuno, sia i fautori sia gli anti, chi ci passa? Ci passano treni e macchine, almeno così dovrebbe essere. Un treno da Salerno in giù, dov'è? Cioè chi ci passerà su questo ponte se i treni si fermano a Salerno? Lì non ci arrivano, cioè è difficile che passino se non arrivano, mi pare un poco complicato, non è una cosa. Ieri abbiamo assistito a questa bellissima discussione, devo dire Piero è stato bravissimo a portare argomenti per la TAV, De Magirsi, vabbè, fermo agli anni della pietra, ma lasciamo perdere. Cioè, se ha di Napoli, vabbè, ma non è il tema. Cioè, noi siamo in questa contraddizione, un paese che deve manifestare no TAV in Valle di Susa, e noi manifestiamo per la TAV da Salerno in giù. Non so, vi è capitato, perché Tremonti l'ha preso il treno, ricordate che lo prese, andò a fare quella scena, poi si accorse che c'erano più moscerini di qua. Ma sì, ma è successo qualcosa? Assolutamente nulla. E non si fermò a Reggio Calabria, perché se Maglia l'incoglieva prendeva un treno da Palermo a Catania e sapeva quando cominciava, ma non sapeva quando finiva. Cioè proprio di che stiamo parlando? Allora, o si fa un piano serio per dare i treni a questo paese, perché poi parlano di turismo, di agricoltura, ma tu in un modo devi arrivarci, devi... qui c'è un esperto di Salerno Reggio Calabria che è Tino Iannuzzi, quindi lui può darvi tutti i particolari. Nel 2042 speriamo di avere la strada, perché il treno non l'abbiamo. Sommate le due cose, ma stiamo scherzando? In compenso ci danno il ponte, così discutiamo d'altro, cioè di niente. Il ponte non si farà, cioè, quindi è inutile litigare tra gli ambientalisti che dicono no e quelli che dicono sì, perché tanto è una presa in giro. Quando costerà? Costerà, ieri hanno rivisto i conti, no? E hanno detto 8.500, 8 miliardi e mezzo, cioè prima erano 4, poi erano 6, ora, ma vedrete, dopodiché dice però più della metà bisogna cercarli sul mercato.
cioè in un ponte in cui non passerà un treno, in cui passeranno poche macchine, qual è il mercato? Di cosa parlano? Cioè è classica presa in giro, come il piano sud che da 2 anni ci rompono, che è tutto pronto, e stanno facendo i conti e fanno i conti e rifanno i conti e non parte assolutamente niente, come la banca per il sud che fanno i conti, cioè, è un... sono maestri in questo, a prendere in giro, e ci cadono, Pensate che Cappellacci oggi si dimette perché i suoi soldi, i 3 miliardi famosi di fondi europei, cioè, non glieli danno. Ieri De Maggio ci ha detto che Napoli avrà 2 miliardi perché Berlusconi gli ha detto che glieli darà. Cioè ha detto questo perché prima nessuno glieli chiedeva. Ha detto che prima nessuno glieli chiedeva. Ma dove è stato? Da 3 anni non danno un euro al sud, da 3 anni hanno massacrato tutto, da 3 anni hanno cancellato tutto, da 3 anni non esiste nulla. Ma di che parlano? Ma dove sono stati? Siamo in una fase nella quale è stato, Dario l'ha detto 1000 volte, cioè i nostri soldi sono stati usati per cause nobili, la ricostruzione del terremoto, dopo all'Aquila, la cassa integrazione di cui tanti si vantano, con che l'hanno pagata? Con i soldi delle aree depresse, con che cosa l'hanno pagata? Cioè tutti con i soldi che dovevano servire allo sviluppo e per cause ignobili, come i traghetti del lago di Como con soldi del mezzogiorno, come le multe delle quote latte degli agricoltori, glielo dovete ricordare sempre, sempre. A questi deputati del PDL, a questi che ancora votano il PDL, sono stati prigionieri di una cultura devastante. Hanno la sindrome di Stoccolma, si sono innamorati del loro sequestratore. E continuano, stanno lì e gli approvano tutto, però poi a un certo punto c'è il ponte sullo Stretto. E il presidente della mia regione è contento perché c'è il ponte sullo Stretto. Quando? Nel 2125. Cioè, questa è la contraddizione palese. Ma un treno? Un treno? No, per favore. Perché no? Perché bisogna dirlo, Perché ci vogliono i soldi. Quelli che loro dicono, e ci sarebbero, che il Sud spende male, siccome l'azienda Ferrovie dello Stato è un'azienda nazionale, le classi dirigenti del Sud non c'entrano nulla. Cioè noi abbiamo le nostre colpe, quindi io non voglio giustificare nessuno, ma se l'azienda Ferrovie dello Stato non fa la TAV, l'alta capacità, come la chiamano, da Salerno in giù, non è un problema delle classi dirigenti meridionali, è un problema di chi gli deve dare i soldi, perché quella linea per i primi tempi sarà una linea in deficit. Dopo, se si avvia lo sviluppo, se arriva il turismo, se arrivano le imprese che investono, ma un grande Stato fa questo, fa le infrastrutture, ecco perché siamo la soluzione. Convinciamoli tutti che siamo la soluzione, liberandoci da questi che prendono, non usiamo parole, come dire, non simpatiche di domenica, noi cattolici poi, per favore, cioè. Però è così. E soltanto se ci diamo una svegliata e ci andava tutto. Anche De Magistris scoprirà che i 2 miliardi Berlusconi glieli ha garantiti e lui tra poco li avrà. Grazie D'Antoni. Negli ultimi tempi abbiamo assistito, a dire il vero, soprattutto nell'area di centrodestra, a una fioritura di partiti meridionali. Voglio chiedere ad Anna Maria se pensa che questo leghismo in salsa sudista possa avere un futuro oppure no. Ma io penso assolutamente no. Credo che in questo anno che abbiamo celebrato anche l'Unità d'Italia sia invece venuto fuori dal sud come dal nord un sentimento nazionale, forse che anche noi avevamo sottovalutato, pensavamo che fosse per sempre sopito. E quindi credo che l'Italia sia in un momento particolare di grande risveglio di un sentimento civico, di un sentimento nazionale, e siamo probabilmente veramente a una svolta rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 15 anni.
penso che queste iniziative, appunto Partito del Sud, non abbiano per questo motivo seguito, perché non c'è più nella società, certo c'è molto da lavorare ancora come partito per poi avere la capacità di percepire, capire i cambiamenti profondi soprattutto delle giovani generazioni, dei ventenni di oggi, rispetto al loro modo di porsi rispetto a questi temi, all'unità nazionale, all'essere nati al sud, essere nati al nord, essere cittadini e cittadine europee, dei giovani ragazzi. Certo il nostro partito in particolare deve fare molto nella capacità di percepire questi cambiamenti e nella capacità di trovare soluzioni alle problematiche che naturalmente ci sono. Lo dicevo prima, queste iniziative sono anche pericolose per la tenuta stessa del sistema democratico, perché la crisi della democrazia non è solo una crisi istituzionale, il Parlamento che non conta e tutte le cose che stiamo vivendo, soprattutto in questi ultimi 2 anni, ma la crisi della democrazia è proprio quando si mette in discussione un progetto nazionale, un progetto di solidarietà nazionale, di coesione sociale. Io credo che questi temi, che sono stati accantonati sicuramente dalla politica, soffocati probabilmente nella società, in questo momento le manifestazioni, l'abbiamo citato in questi giorni, delle donne, dei giovani, ci indicano un cambiamento di rotta. Quindi queste iniziative, anche se nasceranno, non avranno, secondo me, un humus sociale per poter avere la possibilità di attecchire, forse qualche anno fa, ma adesso c'è davvero un cambiamento di rotta. Per questo il nostro partito ha un campo davanti grandissimo di impegno e di tenere insieme a noi, come diciamo, sappiamo che anche il referendum, le ultime elezioni amministrative hanno dimostrato questa grandissima, diciamo, proliferazione di movimenti, di società civile. Il nostro partito, come sappiamo, si sta, diciamo, atteggiando in una maniera di grande rispetto, di grande, e prende molta linfa da quello che sta succedendo, ma a noi sta il compito di tenere insieme un paese, rivitalizzare, rinnovare l'idea, per esempio, delle politiche europee, delle cose che diceva Sergio, perché solo così possiamo andare avanti e invertire davvero la rotta. Per questo non avranno seguito queste iniziative. Grazie. Insieme al ponte sullo stretto, un altro argomento carsico del dibattito sul Mezzogiorno sono le gabbie salariali. Se ne parla soprattutto nel centrodestra, però c'è anche nel centrosinistra qualcuno, penso al professor Ichino, che ha qualche interesse per il progetto. D'Antoni, che cosa ne pensa? Allora, vabbè, qui mi fermi, nel senso che essendo questa una di quelle materie cui mi sono occupato per 100 anni, quindi vabbè, lasciamo perdere, mi concentro. La questione delle gabbie salariali non esiste, è una questione mal posta, il tema non c'è, cioè non è, ormai non è accettabile da nessun punto di vista che si possa sostenere che a parità di prestazioni, a parità di professionalità, tu possa pagare una persona diversamente sulla base del territorio dove è. Questa è proprio una, cioè il solo pensarlo è una follia. Quindi il tema è un altro, ed è quello che, diciamo, ha contrassegnato il dibattito dentro il sindacato per lungo tempo, che ora finalmente pare trovi una soluzione unitaria. Il tema è il rapporto tra la contrattazione nazionale e la contrattazione cosiddetta aziendale o territoriale. Io non voglio qui entrare nel tecnicismo, quindi mi fermo qui. Cioè, il problema qual è? Che una parte consistente del salario sia legata alla produttività, dovunque la fai, non in quanto territorio. Se un'azienda al sud è più produttiva di un'azienda al nord, quell'azienda deve distribuire più salario di quella del nord, è così il contrario. Quindi il punto non è dove sta l'azienda, il punto è
se una parte consistente del salario, come io sostengo, è legata alla produttività. Questa è la sfida. E se guardate, dato che torniamo alla Germania, se guardate la Germania sta facendo esattamente questo. Sta aumentando i salari in maniera consistente nell'ultimo periodo, perché deve tenere alta la domanda interna, sulla base di questo criterio, sulla base della produttività. E sta quindi, perché se tu lo leghi alla produttività non crei inflazione, non metti meccanismi che hanno conseguenze. Quindi il punto vero, la sfida vera è questa. La sfida vera è che tu devi legare, cioè come dire, in un rapporto corretto tra contratto nazionale e contratto aziendale, devi legare una parte consistente del salario alla produttività. Questa è la sfida. Quindi il tema delle gabbie proprio è ottocentesco, non novecentesco. Cioè non esiste. Il tema vero è questo, e questa è una sfida per tutti, per le aziende, per il sindacato, per i lavoratori, per tutti, nel pubblico come nel privato, perché anche questa è una cosa da sfatare, perché non è vero che non si può misurare la produttività nel pubblico, si può misurare se la si vuole misurare. Quindi il punto è, la sfida è dovunque. Se in questo ci vuole, appunto, ci vuole una coesione, una politica di concertazione, un governo che orienti, vabbè, ci vuole quello che non c'è in questo momento, ma questo si potrebbe fare. Se tu puoi dare una spinta, questo è l'altro tema, che è il tema anch'esso, cioè se vuoi dare una spinta ai nuovi investimenti nelle aree deboli, ti puoi inventare non le gabbie che non esistono, puoi inventarti un'altra cosa, che è un salario d'ingresso, che tu per un certo numero di anni, 3, 4, 5, per evitare che quell'azienda vada in nero, come succede, come ben sappiamo succede, tu gli dai un ingresso più graduale. Noi l'abbiamo praticato questo, cioè ed è questa la carta. Se vuoi gli investimenti privati nel sud, tornando alla logica prima, gli devi dare all'inizio, vabbè, al di là delle infrastrutture di cui ho parlato, gli devi dare due vantaggi, una fiscalità di vantaggio e un percorso salariale che l'accompagni, perché questo determina una condizione, diciamo, di vantaggio rispetto. Qui abbiamo, parliamoci chiaro, la fiscalità di svantaggio per la questione della sanità, le imprese e i lavoratori nel sud pagano più tasse delle imprese e dei lavoratori del nord. È una follia questa. Quando tu paghi più IRAP, più IRPEF, più benzina, cioè è una follia. Mentre, come spiega lo Svimez, ti diminuiscono le entrate, cioè ti diminuisce l'occupazione. Negli ultimi due anni, su 535.000 posti di lavoro persi in Italia, 280.000 si sono persi nel sud, in un rapporto 1 a, cioè partivamo da un distacco incredibile, ormai siamo ad una disoccupazione nel sud del 25%, altro che ste chiacchiere, a un tasso di occupazione giovanile al 31, vuol dire che uno su tre non lavora, a un tasso di disoccupazione dei laureati spaventoso, superano i laureati, quelli che debbono essere il futuro, la conoscenza. Se non trovano lavoro, altro che futuro e conoscenza, è lo scoraggiamento, e gli tagliano l'università, gli tagliano la scuola, questa cosa folle, che qui tagliano, l'ultimo taglio della scuola riguarda Campania, Sicilia e Puglia, e non si rendono conto che ogni scuola che chiude al sud è un carcere che si apre, cioè non lo capiscono. Non lo capiscono che c'è una questione che va oltre, oltre che la formazione decisiva. Allora, un sistema, io ho finito, prevederebbe esattamente uno schema: fiscalità di vantaggio, salario d'ingresso e salario legato alla produttività, che serve a tutto il paese, secondo me, ma serve per dare una spinta per avere nuovi investimenti e per fare una vera lotta contro il lavoro nero, che è l'altra piaga che nel sud abbiamo in maniera forte. Ma il lavoro nero nel sud è da costi, guardate, che non è da regole, è da costi, perché per competere io non posso pagare, è da costi. Quindi dobbiamo aiutarlo in questo, con queste misure, per fare in modo che si contrasti questo fenomeno tremendo che è il lavoro nero nel
mezzogiorno, in tutto il paese, ma nel mezzogiorno in maniera particolare. Quindi un po' di modernità, di forza, di capacità, cioè, l'abbiamo, abbiamo acquisito un po' di professionalità, puntiamo sui giovani, noi gli diamo l'assistenza. Grazie. Prima di dare brevemente la parola a chi volesse prenderla in sala, vorrei fare un'ultima domanda ad Anna Maria Parente. Gli vorrei chiedere di spiegarci un po' meglio come funziona questa rete di cui ci ha parlato all'inizio di questo dibattito. Intanto noi siamo partiti con l'individuazione di questi giovani sotto i 35 anni, metà donne e metà uomini. Se ci riusciamo, anche questa è una rivoluzione a 360 gradi, perché uno dei temi che abbiamo avanti di cambiamento e di rinnovamento è sicuramente la presenza e la partecipazione delle donne, che rispecchiano il grande avanzamento che le donne italiane, soprattutto le giovani, stanno compiendo in termini di libertà, non tanto in termini, perché Sergio citava i dati sul lavoro, naturalmente al sud, soprattutto la disoccupazione femminile e giovanile, credo che siamo primi soltanto alla Turchia rispetto a questo, siamo solo davanti alla Turchia, quindi è essenziale che in politica ci siano la partecipazione delle donne. Poi noi faremo, come dicevo, una grande assemblea dei 2000 a ottobre, poi partiremo con questo grande lavoro di rete. Allora si faranno della formazione a distanza e una grande partecipazione politica in rete. Noi per esempio abbiamo messo in piedi questo percorso di cui si parlava anche l'altra sera, che è Officina Politica, che tiene insieme per un anno la formazione per 47 ragazzi. Lì stanno avvenendo, oltre alle lezioni, alle competenze che i ragazzi potranno acquisire, una grandissima esperienza di scambio. Questa è anche la formazione politica. Tutto questo avverrà in rete. Un amministratore di un comune della Puglia ha un problema, si confronta con un giovane amministratore di una regione della Campania. Per esempio, dico, oltre alle competenze, al modo, a quello che noi potremo offrire loro, a questi ragazzi, ci sarà una grandissima esperienza, unica direi per i partiti finora, di grande scambio, di interlocuzione, che è la modalità nuova di partecipazione dei giovani. Quando in segreteria un anno fa discutemmo di un anno e mezzo fa della partecipazione per esempio a queste iniziative, queste mobilitazioni, diciamo, della società civile, qualche mio collega in segreteria dice: ma sì, è l'annoso problema adesso tutti sono arrivati invece in questi ultimi mesi cambiando anche l'atteggiamento, il modo di pensare su questo, è l'annoso problema del rapporto tra partiti e movimenti. Io penso che questo non sia così. Nel 2011 sono totalmente cambiate le forme di partecipazione. Quindi è per questo che noi sperimenteremo, se ci va bene, i 2000 diventeranno 12.000, perché ogni ragazzo, me lo stanno insegnando con una grandissima, anche a me, esperienza, Officina Politica, è in rete e in gruppo con altri ragazzi. Ci sono i gruppi Facebook, ci sono i gruppi chiusi, ci sono i gruppi aperti, ci sono lo scambio di esperienze. Il partito come il nostro sta per sperimentare attraverso questo progetto una grande modalità di essere insieme, di essere nello stesso tempo. Questo cambia anche, loro ce lo insegnano, anche le modalità dello stare insieme. Succede che mentre noi facciamo le lezioni Officina Politica, i partecipanti sono contemporaneamente su Facebook, contemporaneamente probabilmente dialogo con un ragazzo che è a Tunisi, probabilmente scambiano l'esperienza politica o di vita con altri ragazzi, e quindi tutto questo proveremo a guidarlo, a tenerlo in un percorso che non è solo scambio, andremo avanti. Un giornalista ieri mi chiamava nel Corriere della Sera, dice: allora potremmo chiamarlo Frattocchie 2.0? Dico: guarda, è un'esperienza diversa, perché non è un semplice scambio, è anche una formazione, diciamo, in qualche modo che dà e riceve, questa è la differenza. Allora mi ha detto:
allora la chiamiamo Frattocchie 3.0, indicando che probabilmente andavamo oltre, insomma, un po' compreso lo spirito di questo, perché non sarà un grande Facebook, ma sarà, come ripeto, una grande animazione di rete in cui i ragazzi, anche perché questo sistema contemporaneo di partecipazione ha molto anche dell'ingegneria, no? dei nodi, come dicevo prima, e se ogni ragazzo o ragazza inserito in questo progetto si sente un nodo, un soggetto, un protagonista della rete, noi potremmo affrontare il grande tema che hanno i partiti progressisti nel mondo, che è quello dell'avanzamento individuale, dei soggetti, dei diritti, della richiesta di diritti con i percorsi collettivi. Credo che questo sia la base, il nodo vero che noi abbiamo davanti, il tema per un partito che deve tenere insieme uguaglianza e differenza, diritti individuali e percorsi collettivi. Questo sistema, che non è solo telematico, questo sistema, ma è una nuova modalità di partecipazione, ripeto, questo sistema ci consente di risolvere, di affrontare il tema singolo del singolo, il problema singolo, inserendolo in un percorso politico e di soluzioni, di dare soluzioni, perché penseremo che attraverso questo sistema di rete noi potremo fornire tutti insieme, pensare tutti insieme soluzioni possibili. Perché chiudo, riprendo questo tema. Il punto è che noi siamo in un momento in cui le politiche che abbiamo pensato finora, a partire da quelle del Sud, e anche le capacità di analisi, gli strumenti di analisi e di soluzioni che abbiamo, non vanno più bene. Se noi veramente dobbiamo inserire il tema del Sud in un discorso euro-mediterraneo, l'Europa è indietro, noi siamo indietro, questo governo non fa niente, anzi aggrava la situazione, ha maledettamente aggravato questa situazione, ciò vuol dire che noi dovremo affrontare il tema degli investimenti, dei porti, degli interporti, di tutto quello che il tema culturale, di come ci rapportiamo all'altra sponda del Mediterraneo, una rivoluzione 360 gradi, di fronte a un momento difficilissimo di crisi sociale, un milione di giovani, citiamo questo non per scoraggiare quest'ultimo dato, un milione di giovani al sud non lavorano e non studiano, questa è un'emergenza sociale di portata storica, ma proprio perché c'è questa emergenza sociale, ai giovani bisogna dare la possibilità di sentirsi protagonisti del cambiamento e di fare questo, di fare queste politiche. Se noi mettiamo il Sud al centro del Mediterraneo, in Europa, c'è tutto un mondo da costruire. Quando c'è il mondo da costruire, voi ne sarete protagonisti. Guardo loro che sono al centro della sala. Il Partito Democratico intende mettervi in condizione di prendersi in mano il proprio futuro, non di calarlo dall'altro, ma di dare gli strumenti perché loro possono prendersi in mano il futuro del Paese, dell'Italia e anche del Partito Democratico, perché poi naturalmente saranno la nuova classe dirigente. Grazie.